cioccolato morbido, signora. Qualcuno passeggia tra gli stand in cerca di assaggini, qualcun altro ha già scelto il dolce della domenica. Per un fine settimana Piazza Mazzini si è trasformata nella più grande pasticceria della capitale. Praline, torroncini, tavolette aromatizzate in mille modi. Un'occhiata al bancone basta a far venire l'acquolina in bocca a tutta la famiglia. I grandi si tengono stretta la guantiera di cannoli siciliani e dolcetti di pasta di mandorle. Curiosano tra creme e tisane al cacao, pensando anche a teiere e tazze in cui servirle. C'è chi si immagina persino cioccolatiere per un giorno con in mano una di quelle spatole professionali tra gli arnesi da cucina. I bambini preferiscono i dolci da passeggio, lecca-lecca di biscotti, stecche di frutta ricoperte di cioccolato, più pratici per correre da un espositore all'altro e adocchiare ogni volta il dolcetto preferito. In fondo la fiera è dedicata a loro, così ecco sbucare da tutte le parti i personaggi della loro fantasia. Willy Wonka, ci sono tutti, Topolino, le principesse e ogni sorta di animaletto buffo. L'importante è che sia il cioccolato, recita il titolo dello spettacolo, quello allestito al centro della piazza dal Teatro dell'Angelo. Mary Poppins, il mago di Oz, Alice nel Paese delle Meraviglie, raccontate con ironia e un quadratino di cioccolato in più. Alla fine della giornata non resta che sedersi intorno alla fontana e gustare in pace il bottino meritato.